Tra i miei contatti su Facebook, uno aveva posto un quesito interessante, cioè la morte può essere l'ennesima rappresentazione e illusione? Io credo di no. E mi spiego. È vero che l'intero mondo percepito è un'esperienza mentale, che esiste in forma sensibile solo nelle nostre menti, e che comunque la realtà intera, con tutte le sue dimensioni, le sue possibilità, i suoi livelli di esistenza, esiste anche all'esterno della nostra mente, ma in forma non sensibile, in forma non materiale, in forma puramente ideale, potenziale. Quindi la realtà suprema di base è una matrice spirituale che esiste in forma non materiale, non spaziale, non estesa, non temporale, senza forma e quindi senza nessuna caratteristica sensibile. Invece, il mondo sensibile che noi vediamo non è la realtà suprema, è una percezione, un'apparenza, una proiezione, è la manifestazione sensibile di una minima parte della realtà assoluta. La realtà sensibile esiste solo sotto forma di percezioni nella nostra mente. Anche il nostro corpo, quello che noi vediamo di noi stessi, il corpo sensibile, è una collezione di sensazioni. Queste sensazioni sono costantemente ordinate da un intelletto supremo, che è sempre derivante dalla matrice assoluta. Questo intelletto supremo coordina le percezioni in modo da metterle sempre costantemente insieme, in modo da simulare costantemente la fisicità, l'idea della fisicità del corpo e del mondo, e la relazione rigorosa che c'è tra i fenomeni, le cellule dell'organismo, gli organi, il cervello e quindi tra i fenomeni della natura e i fenomeni del corpo. E poi questo intelletto anche sincronizza tutte le menti in modo che tutte le menti percepiscano la stessa realtà condivisa. E questo si spiega bene con l'armonia prestabilita che ha ben spiegato il filosofo Leibniz. È proprio quello che ho detto prima, l'armonia prestabilita è la sincronizzazione atemporale che Dio ha anticipatamente ha posto dall'eternità per ogni monade, che sarebbe ciascuna mente, in modo che ci sia una corrispondenza di stati tra le varie menti, che sono ovviamente connesse alla stessa rappresentazione spazio-temporale. Cioè le menti, tutte le innumerevoli menti che ora stanno percependo al loro interno l'esperienza di essere individui umani o individui animali o di qualunque altro tipo, che vivono nel pianeta Terra dell'anno 2016, tutte queste menti stanno avendo la stessa percezione della realtà, non perché all'esterno della nostra mente ci sia un universo realmente fisico in divenire che ora si trova nell'anno 2016, ma perché queste menti sono connesse alle stesse informazioni e sono sincronizzate dalla stessa fonte in modo da avere le stesse percezioni e la stessa corrispondenza di percezioni nelle loro menti. Quindi, nella mia teoria, la realtà esterna non è negata, è solo negata l'idea che la realtà esterna sia fisica e che sia quindi realmente spaziale, estesa e temporale. Quindi, a mio avviso, è falso questo assunto, questa ipotesi. Ma allora, che cos'è la realtà effettiva? È una realtà metafisica e spirituale governata da processi metafisici che non sono quelli che possiamo rappresentarci secondo l'idea di causalità fisica. Quindi la relazione lineare e temporale di causa ed effetto non vale a un livello reale. È solo una simulazione che appare così nella nostra mente. Nella realtà suprema, tutte le menti di ogni epoca sono tutte emanate simultaneamente. Quindi in questo momento, mentre noi viviamo questa epoca, simultaneamente stanno vivendo all'interno del loro campo mentale il passato, quello che per noi è passato, altre menti e altre menti stanno vivendo quello che per noi è il futuro e stanno vivendo in questo momento anche
altrimenti, delle dimensioni, dei livelli di esistenza diversi dal nostro, probabilmente. O linee temporali, versioni parallele, alternative della nostra realtà. Anzi, ogni individuo probabilmente si sposta da una linea all'altra, da una versione all'altra, e quindi non è neanche detto che ognuno viva la stessa realtà condivisa con gli altri. Magari è sempre una versione un po' diversa, che cambia in qualcosa. Allora, noi all'interno di questa teoria siamo tutto. Che vuol dire? Noi siamo la realtà stessa, siamo la realtà suprema, siamo la fonte, che è Dio. Qui chiaramente non è il Dio delle religioni, non è un Dio personale, non è un Dio che ha quelle caratteristiche, che ha, diciamo, ispirato la Bibbia e tutte queste cose qua. È un Dio sovraindividuale, impersonale, totalmente spirituale e trascendente, è la nostra profonda e reale identità. Noi quindi non siamo frammenti di Dio. Noi siamo Dio unitario, unico, intero, che è incarnato in ogni individuo. Non siamo quindi l'individuo. Siamo Dio incarnato nell'individuo, cioè neanche incarnato, che sta avendo l'esperienza spontanea di essere un individuo che sta in un mondo. E questo vale per ogni forma di vita. Ogni forma di vita è Dio. Non in quanto forma, ma in quanto essenza vitale che è comune e unica per tutti. È comune perché è la stessa, è unica per tutti, proprio perché non è suddivisa, ma è proprio interamente se stessa in ogni essere vivente. Perché non è una cosa, cioè Dio non è una cosa, è ciò che sta al di là di ogni ente. È l'origine impersonale assoluta dell'esistenza, quindi non essendo neanche una cosa o un ente, non è che se è presente in qualcosa, allora non è presente totalmente anche in altro, è totalmente in tutto, quindi non esiste frammentarietà. Il mondo sensibile è proprio un'illusione, un'apparenza. Perché siamo tutti uno? Non nel mondo sensibile, dove comunque in realtà siamo lo stesso uno, però il mondo sensibile alla fine è un'apparenza, dove si manifesta l'apparente molteplicità e l'apparente divenire. Noi siamo uno a un livello profondo e reale, cioè al di là dell'apparenza che si manifesta. Non è che siamo uno, perché siamo tutti collegati, magicamente, stranamente, però siamo tutti separati in questo presunto mondo fisico. No, la verità è che noi non siamo in un mondo fisico. Questo mondo sensibile è una percezione, quindi non è una realtà concreta in se stessa. Esiste solo come fenomeno percepito. Mentre la realtà concreta in carne e ossa non è quella sensibile, ma è quella totalmente spirituale, unitaria, che è la fonte suprema di ogni mente e dei mondi sensibili che si manifestano in ogni mente. Quindi, questa realtà suprema è totalmente unitaria, non ha frammentarietà. Ecco quindi a che livello noi siamo tutti uno. Altrimenti poi si potrebbe creare confusione. Allora, spiegato questo, perché la morte, dovrebbe essere intesa come, illusione o come realtà? Vediamo di capire bene. La morte è un'illusione se si crede che noi, il nostro essere finisca con la morte, visto che se ho ragione, il nostro essere è eterno, è la realtà suprema da cui, si manifestano, emergono tutte queste rappresentazioni della realtà. Quindi la realtà suprema non può avere un inizio e una fine, esiste da sempre e non muore. La nostra identità profonda non nasce e non muore. Ora, non so se noi siamo a un livello profondo coscienti, non so se anche la coscienza, come qualcuno può giustamente sostenere, è una produzione di questa identità profonda, suprema. Se fosse questo il caso, non lo so cosa potremmo sperimentare dopo la morte. Certamente continuiamo a esserci, ma non a essere presenti. Continuiamo ad autosussistere come base ontologica della realtà.
Ma chiaramente questa identità profonda non è personale, non è mia, tua o di un animale. È la base ontologica dell'esistenza, è ciò che tutti in realtà sono. Quello che voglio far capire è che noi, prima di essere l'essere umano, l'individuo, l'animale, la pianta, la formica o l'alieno, siamo questa base, questo spirito assoluto, che è eterno. Per questo la morte in tal senso è un'illusione. La morte è la fine dell'individualizzazione, cioè della vita individuale che noi stiamo sperimentando, probabilmente. Ma non è la fine del nostro essere. Se esiste una qualche forma di coscienza che non è più autocoscienza, perché per esserci autocoscienza ci deve essere appunto un soggetto e un oggetto, quindi un'apparente separazione, un'apparente relazione e dualismo, probabilmente ci sarà forse una forma di coscienza elementare che coinciderà con il puro sentire, con la pura beatitudine e con l'amore universale. Forse in realtà questa consapevolezza primaria è quella che è presente eternamente prima di nascere, che è costantemente sottointesa nella nostra esperienza vitale attuale e di cui possiamo avere qualche consapevolezza più precisa in stato di meditazione. Ed è la stessa che avremo eternamente quando moriamo. Ma siccome, ecco, parliamo anche del tempo, siccome lo spazio e il tempo sono rappresentazioni, allora, quando una mente ha finito di vivere, in realtà tutte le menti hanno finito di vivere, perché lo spazio e il tempo esistono solo in loro. Quindi non è che ci sia un ordine temporale, una successione temporale di nascite e di morte e di morti. Tutte avvengono insieme, quindi siamo tutti in quanto Dio, ci siamo tutti incarnati nello stesso unico istante eterno e siamo tutti morti nello stesso momento, al di là della mente, perché la nascita e la morte, cioè l'incarnazione e l'uscita da questa condizione sono eventi, se possiamo chiamarli così, che trascendono la mente e quindi trascendono lo spazio-tempo e quindi sono simultanei. Quindi, in tal senso, la morte è un'illusione. È però vera perché comunque segna la fine della vita individuale, dell'esperienza vitale per come la intendiamo. Non so se dopo, oltre a quella forma di elementare di consapevolezza, ci possa essere un qualche contenuto. Certamente non sarà una vita individuale lineare per come la conosciamo, sia perché non ci sarà più nessun individuo, la morte è la fine dell'individuo, sia perché avremo tutto già davanti e quindi non so che apprensione, che comprensione potremmo avere, visto che già siamo tutto quello che possiamo avere, sapere ed essere. Va bene, io spero quindi di aver chiarito anche questo aspetto, e quindi non credo che la morte sia una totale illusione, cioè che sia una simulazione dopo la quale poi si continua a sperimentare altre vite individuali nella propria mente, oppure potrebbe anche essere questo il caso, ma questa prosecuzione ipotetica di vite individuali in una determinata mente sarebbe ancora parte dell'illusione dalla quale prima o poi si uscirebbe fuori. Quindi non è che non credo che si vada eternamente a vivere sempre nuove vite, alimentando sempre l'illusione di essere un individuo unico e realmente separato dagli altri ed altro dall'essenza vitale e unica degli altri. Quindi ho risposto alla domanda, più che alla domanda, alla considerazione che mi era stata fatta. Spero di avervi incuriosito e se avete delle domande, magari che possono far produrre nuovi argomenti, sono ben lieto di affrontarle.